Amici di Horeca News, bentornati. Prosegue il nostro percorso con le dirette streaming a Cibus 2021. Siamo in compagnia di Alessandro Vagli, il CEO dell'azienda alimentare Magrini Le Delizie. Alessandro, benvenuto. Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Vagli, sono il CEO dell'azienda Magrini Le Delizie. Siamo qua a questa edizione Cibus 2021. Vi faccio una piccola presento la mia azienda. Questa azienda nasce alla fine degli anni 70 dall'idea, diciamo, del signor Cesare Magrini, che così da un quasi come uno scherzo gli viene l'idea, diciamo, di produrre dei sughi e delle salse fresche in un momento in cui sul mercato c'era solo dei prodotti a lunga conservazione. L'azienda è nata, possiamo dire, quasi in casa, con un piccolo laboratorio. Piano piano si sviluppa, passa qualche anno, oltre che distribuire nelle migliori gastronomie, diciamo, in Toscana, in Emilia, nel Lazio, l'azienda sul finire degli anni 80, primi anni 90, viene contattata dalla grande distribuzione. Ecco qui il grande salto dell'azienda Magrini. L'azienda Magrini comincia a produrre per diversi smaliati gruppi italiani della CDO molto importanti, e la crescita continua. Viene costruito un altro laboratorio, vengano inserite, diciamo, nuove confezioni, viene inserito i prodotti vengono diciamo confezionati anche nei vasi di vetro, oltre che nei grossi barattoli per la ristorazione e per la gastronomia vengano inseriti nei piccoli vasettini, diciamo, di plastica. E così passano diversi anni, il laboratorio che sembrava così grande è diventato insufficiente. Come sempre accade, io direi, Alessandro, perché man mano che si cresce ci sono le crisi di crescita, c'è tanto spazio, si dice all'inizio, e poi dopo pochi mesi ci si accorge che in realtà lo spazio è praticamente terminato. Perché? Perché le aziende poi sono incentivate a fare di più e meglio, e dunque il fatturato cresce. Questo vi ha consentito di essere sempre più presenti sia nel mercato del retail ma anche in quello dell'Horeca. Oggi siete al Cibus per presentare finalmente, dopo 18 mesi di chiusure, la vostra gamma con delle novità. Che cosa presentate oggi? Esatto, oggi noi presentiamo quattro nuove salse, che sono la salsa boscaiola. Sì. Poi presentiamo la salsa gricia. La gricia, sì. Presentiamo la salsa alla carbonara. Alessandro, che acquolina in bocca. E ancora? La salsa tartufata. Ecco, e questi prodotti sono destinati con questo packaging sia al mercato del retail ma anche a quello dell'Horeca e del micro-Horeca, è così? Esatto, noi praticamente proponiamo questi prodotti per il mercato dell'Horeca in confezioni che vanno dai 500 grammi, 1000 grammi, 1500 grammi, 2000 grammi. Quindi abbiamo una disponibilità di confezioni per la ristorazione che è molto varia, e abbracciamo praticamente le richieste, le esigenze di un po' che vanno dalla piccola ristorazione alla grande ristorazione, alle grandi aziende che distribuiscano sul territorio nazionale per tutto quello che riguardano le forniture alberghiere. Ecco, siamo al terzo giorno. Tutti coloro con cui sono in costante collegamento con Fiere di Parma al Cibus 2021 mi dicono che c'è tantissima affluenza,
molto maggiore rispetto alle stesse aspettative degli organizzatori o degli espositori meno ottimisti. Qual è la vostra sensazione in riguardo? Allora, la sensazione, c'è una grande affluenza di operatori, cioè questa è una fiera veramente dove si sono presentati le persone interessate, cioè i classici addetti al lavoro, vale a dire dal buyer della CDO, chi fa la ristorazione, chi ha la distribuzione, anche va bene persone che hanno più di un punto vendita privato, però è una fiera dove ci sono solo le persone interessate, ecco, non ho visto come in altre versioni magari del passato, dove c'era un po', come posso dire, un po' di tutto, c'era anche il turista, c'era anche chi veniva per passare la mezza giornata. Questo per chi espone è molto positivo, perché così possiamo dedicarci magari a meno persone, però più persone, le persone per cui noi siamo venuti qua, perché noi fondamentalmente siamo venuti qua per far conoscere il nostro marchio, i nostri prodotti e per acquisire nuovi clienti e nuovi mercati. Sì, come tanti del resto proprio al Cibus o nelle manifestazioni internazionali di Cibus, di cibo, di food, di alimentazione. Allora Alessandro, per tutti coloro che desiderano entrare in contatto con voi, avere informazioni rispetto ai vostri prodotti e magari chissà diventare vostri clienti dopo degli ordini prova, c'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno? Certamente, noi abbiamo un indirizzo standard che è info@magrini.it. Oppure andare sul vostro sito, appunto magrini.it, dove mi sono accorto voi avete anche delle ricette per suggerire il metodo di preparazione per alcune dei vostri prodotti, alcune delle vostre salse. Immagino sia un'area che nel frattempo sarà arricchita nel prossimo periodo. Certamente, noi stiamo lavorando anche sui social proprio per ricette, rinnovare foto, anche piattamenti dei nostri prodotti, perché bisogna anche insegnare, bisogna anche far capire come devono essere usate queste salse, vanno usate nel modo migliore. Mi permetto di dire, queste salse qua non vanno messe saltate in padella, perché il calore le scinde, le scioglie, le annerisce. Molti mi hanno fatto anche in passato queste domande. Io mi raccomando, dico, non saltate in padella, sono salse pronte, sono condimenti pronti. Basta che voi mettete la salsa nella classica ciotola e poi ci mettete dentro la pasta scolata. Non dovete fare altro, non dovete aggiungere sale, nessuna aggiunta di ingredienti. Sono pronte all'uso. Come dicevo prima, caccolini in bocca, veramente danno la sensazione e la percezione anche solo in video della loro bontà. Alessandro, grazie, è stato cortesissimo ad essere così disponibile per questi 5 minuti, spiegare un po' la storia dell'azienda che ha ben 43 anni e che si è sviluppata nel tempo andando a realizzare una vera eccellenza nella produzione di salse alimentari. Alessandro, grazie. Grazie, grazie, buona giornata a tutti e ringrazio chi guarderà questo video che abbiamo fatto, va bene, in questa versione Cibus 2021. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie, grazie ancora Alessandro. Amici, non andate via perché noi continuiamo con le nostre interviste in diretta, streaming rigorosamente in diretta con Fiere di Parma, dove si sta svolgendo la terza giornata di Cibus, quella 2021.